Survival Games nella mappa Bridge Island. E allora, ok, che abbiamo un GD inquietante. Se mi avvicino al microfono magari sarebbe anche meglio. Abbiamo un Babbo Natale nero e poi basta. On Steam, I'm jumping on your... Ok. Non c'ho, no, non te lascio, no. Scappa, scappa. Luca l'ha lanciato, ah, la camera pesca forse. Allora, andiamo verso la nave diroccata, distrutta, ok, sono già due, quindi continuiamo il nostro giro panoramico verso le altre località di questa mappa bellissima. Abbiamo anche, come si, quelli che spiegano tutto. Non mi ricordo come sono, comunque sono... bene, vabbè. Quelli che spiegano le cose dei monumenti, tipo. Boh, vabbè. E, quando mi verrà tipo in mente, sarà un bel giorno per tutti. Andiamo verso la barca grande, anche se c'è già un tizio che va via da là, quindi... Non mi sento molto fiducioso. C'è un tizio full iron sulla montagna lì, che adesso non vedo più perché sono troppo lontano. Quindi saliamo qua, qua dovrebbe esserci una doppia chest con dentro niente, praticamente solo schifo, e altre due chest, una prua e una... Oh cavolo, che cavolo sei? Scappa, scappa! Oddio, non l'ho visto, era shiftato troppissimo, oddio. Cavolo, non si vede niente da... Non si vede... Un cocchiere che sarà... Chubby, ok, McDonald's. E a dopo. No. Ok, stavolta siamo in un altro Survival Games, nella patina Survival Games 3. Futuristic City in team con Dexter qualcosa e Alex Mercer, sono tutti e due italiani. Allora, ok, allora, Dexter ha la skin boh, di un tizio tipo nero, no, nel senso che boh, ha un'armatura nera strana. Non si capisce niente. Ok. Oh cavolo. Buttato in acqua come se non ci fossero mani. Infatti se muore non c'è una mani. Aiuto. Dexter. Sì, ecco, Dexter. Ecco, andiamo, dai, se vuoi. Ok, ci siamo messi d'accordo per niente. Fuga. Ecco, bravo. Ho dei piedi dorati per. Non hai bisogno dei miei piedi gialli, giusto? Sì. Ok, allora, questo sembra esperto. Droppo i piedi, tieni i piedi. Ah, quelli in maglia, mamma. Non posso nemmeno picchiarlo! Uffi, non va bene. Già stiamo iniziando male, sì. Vediamo se... Che calma ti dici? Lol. Ok, dai, cerchiamo di non perdere ancora più tempo. Vieni di qua. Vabbè, me ne vado da solo, poi mi prendo un'arma. Tipo lo raggiungo. Ok, no, ho fatto un bel niente. Allora... qua da solo che ci sono due nomi qua. Ah, uno è lui e
l'altra chi è? Oddio, dai, io senza perdere tempo magari. Questa è già full iron, full tutto, vabbè. Io più o meno. Chain così ce l'ho già. Ah, ti ho sorpreso, eh? Non te l'aspettavi? Non te l'aspettavi, eh? Ok. Allora, non so. Tanto io lo so che qua c'è una cesta e tu non l'hai vista. Voglio un'arma, subito, ora. Andiamo alla ricerca delle armi. Peace and love, peace and love. Ok. Workbench. Adesso da dove si sale? Non si sale più. Genius, l'ho aperta io ora. Ok. Ora scendiamo giù. Ok, non ce l'ho LOL tutto con gli spazi perché li ho e non ho voglia di scrivere i cosi, gli apostrofi, qua c'è una cesta, tanto non glielo dirò mai, dico. No. Has left. Oddio. What the fuck? Che cavolo c'è? Oddio. Mannaggia. Oddio. Oddio. Qua dovrebbe esserci una cesta tipo. Magari non lago come non so che cosa. Perché ho bisogno di un'arma. Più caldo. Ok, abbiamo anche 50 alberelli, non ne abbiamo solo uno. C'è un tizio lì o sbaglio? No, non mi sbaglio, iniziamo a scappare tipo come se non ci fosse un domani. Sì, ecco lì. Di nuovo, sì. Questa dubito che sia piena questa cesta. Sì, infatti. Ok, allora dove si va ora? Ora si scende giù senza morire possibilmente. Tanto gli stivaletti maglia che proteggono quasi quanto quelli in ferro. Certo, non sono full iron come l'era. Dai. Oh. Alleluia, abbiamo l'arma. L'armatura tanto ce l'abbiamo. Quello non è un problema. Quello che ci serve ora è un'arma migliore, un lingotto di ferro e un arco magari, visto che ho le frecce. Ottimo. E magari sì, un qualche pezzo magari di armatura più forte, tipo maglia. Non sarebbe male. Ok. Guardiamo un po' qua in giro. Lol. Questa non si può aprire perché c'è il blocco sopra. Mi sembra giusto. Intanto ne approfitto e butto qua un alberello. Grazie. Lo restituisco alla natura. Andiamo a cercare i tizi tipo super equipaggiati senza un'arma. Intanto dai, si trovano i tizi super equipaggiati senza un'arma. Soprattutto qua c'è già passato uno. Quindi è una cosa un buon segno, dai. Eh sì, ottimo segno. Ottimo di me. Più o meno, cioè, se trovo una spada in pietra magari sarebbe ancora meglio, però se magari riuscissi a trovare un tizio. Tu super full armor di tutto. Senza una spada, un'ascia. Sì, che quella sarebbe il massimo, diciamo così. Essendosi qua, ma non sono chiuso, giusto? Ah no, ecco.
Ah, c'è lo scheletro, che carino! Che carino lo scheletrino! Ok, la testa di scheletro. Quindi ora abbiamo scoperto che qua in questa specie di navicella cosa non c'è niente. Però. Ah, ok, pensavo fosse tipo. Super passaggio segreto epico! Yes! Abbiamo bisogno anche di una ciotola se. Vogliamo avere così cibo infinito in questa parte di cosa di mappa, perché tanto ci sono infiniti funghi. Qua lana rossa, non capisco perché. Vabbè, ok, lana rossa. Ultimo, cesta. Ho una spada migliore e l'arco. Ora mettiamo un po' le frecce su, tutta la roba schifida giù nell'inventario veloce, così super sneak 2013, che è andata sta anche per finire, yeah, xdxd. Oggi è infatti domenica 22, il che è una cosa ottima, soprattutto perché io ho finito la scuola ieri il 21, ed è una cosa fighissima, soprattutto mi dispiace per quelli che boh, ho sentito che tipo in qualche regione, in qualche regione mi sembra che entrano anche lunedì, sfigati, ok, mi dispiace, e quindi torniamo da questa parte verso lo spawn, se si guarda lo spawn, tanto state tranquilli, nemmeno io vedo niente, quindi se voi non vedete niente, tranquilli, nemmeno io. Non ho uno stick. Quello è il punto, che ho i lingotti overpower di ferro, uno da quando si va allo spawn, e due, abbiamo perso solo tempo. Ok. Quindi saliamo da questa parte. E sì, tanto lo. C'è un tizio qua, mi è sembrato di vedere, di aver visto un nome tipo, ah, è tipo un ninja super, è coso, il Lego ninja coso, com'è che si chiamano? Ninjago, ecco, c'è che figo, mannaggia, adesso fanno tipo quella cosa, la giravolta, la, ok, li guardavo quando ero giovane, quando ero, i cosi, ecco. Ninjago Overpower, che figo, no. Ora guardiamo un po' se si riesce a trovare uno stick qua, che abbiamo le workbench, tanto qua ci sono tipo 40 ceste, tutte con schifo dentro, ma siamo messi diciamo bene, dai, tutto sommato. Oh, allora, mi stavo già preoccupando, oddio. Oddio, oddio, qua c'è qualcos'altro, questo l'ho già aperto, no? Ok, dicevo, oddio, oddio, non c'è nemmeno uno stick, ma che cos'è? No, ma non è giusto. Ok, stick, 5 tributi, ci stiamo preparando al deathmatch. Tipo, wow. Zelda 901, a proposito di Zelda. Che bei ricordi quando giocavo con Nintendo DS a Zelda, non mi ricordo che nome aveva, ma un nome figo. Ok, siamo sotto lo spawn. Zelda un nome figo, non mi ricordo nemmeno come si chiamava il gioco. Vabbè. E quello sì che era figo, cavolo. Ci ho nerdato per quasi un anno, sì. Twilight qualcosa, tipo, boh. Sì, mi piaceva così. Era estremamente figo a mio parere. Ora se riusciamo a salire tipo faccio. Ah, ecco. Ok, ah sì. Ora dobbiamo anche controllare se c'è qualcuno allo spawn, perché. E soprattutto come è messo. E c'è solo un modo per scoprirlo. 18 minuti, dai. Sembra non esserci nessuno.
tra un minuto tipo qualcosa dovrebbero refillarli. Ottimo, ci equipaggiamo super iper benissimo. E poi l'altra buona notizia è che probabilmente attireremo anche gente, così. Ma d'altronde l'abbiamo già fatto. Sta salendo su. Io lo voglio monitorare da qua. Oh no. Altro che monitorare. Allora, l'unica cosa che posso fare è aspettare il refill. Senza laggare, senza crashare, ottimo. Oddio, frecce, the fuck? Ah, eccolo, è là lo scemo. Tanto mi regala frecce, thanks, thanks. Aia. Ah, ma c'è anche quello là, oddio. È una cosa molto dolorosa e siamo 50 di 1. Da dove cavolo mi hanno colpito? Oddio, non ci sto capendo niente. Aspetta. Non ci sto capendo un... Per quello devo essere pro. Sto laggando. Ma che cavolo mi sta colpendo? Adriana, dai! Ok, questi due scemi che non hanno niente. E quello fumare, dov'è? Se la mia roba. Come cavolo ho fatto a colpirli? No, scusatemi, io non l'ho capito proprio. Non ho ben chiaro come abbia fatto a killarmi, ma... Boh. Vabbè. GG.